Incidente questa mattina alle 8:30 in contrada Trebalate a Modica. A scontrarsi una Peugeot 205 con alla guida un pensionato 84enne e una Nissan Micra guidata da una quarantenne modicana. Ad avere la peggio il primo veicolo che si è capovolto riportando gravi danni. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha soccorso l'uomo estratto dall'auto distrutta dai vigili del fuoco di Modica immediatamente intervenuti. L'uomo verserebbe in gravi condizioni al nosocomio modicano. Non ha invece riportato gravi lesioni la donna alla guida della Micra, entrambe sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica. Mattinata impegnata per i vigili del fuoco modicani che circa un'ora dopo sono intervenuti a Modica Bassa in corso Umberto 202 vicino al teatro Garibaldi, dove sono stati chiamati per aprire la porta di casa di una donna anziana riversa a terra a causa forse di un malore. Il personale del 118 intervenuto sul posto, chiamato dai vicini che hanno sentito le urla della donna che chiedeva aiuto, hanno infatti chiamato i vigili del fuoco perché la donna non era in grado di aprire per farli entrare. La donna, molto sovrappeso, è stata trovata riversa a terra, pancia in giù, è stata quindi condotta anche lei all'ospedale maggiore di Modica per gli accertamenti necessari.